Eccoci. Ok, siamo molto contenti di partire col concorso e di avere una sala come sempre molto affollata. Ci dicevi, Daniel, presentando il film, che la storia è anche qualcosa di personale per te, quindi parte da qualcosa di privato. Volevo chiederti se hai voglia di raccontarci qualcosa di più, ma soprattutto di come hai trasformato una storia personale in qualcosa di universale. Come questo film riesce a trasmettere? So yeah, it started from a personal experience, or more like experiences. I experienced something similar with both of my grandmothers when they were getting old, and we realized that they needed help, but they didn't really want us to help. Allora, il tutto è nato da esperienza personale con le mie due nonne, nel senso che con entrambe le mie due nonne ci siamo resi conto che avrebbero avuto bisogno d'aiuto, ma non lo volevano assolutamente. And about transforming it, we were interested in one hand in the experiences of the family and how they deal with a situation like this, but we're also interested in the elderly person and how they deal with this situation. E sul fatto di trasformare la storia, ci interessava da un lato la famiglia e come quindi una famiglia gestisce una situazione del genere, ma anche ci interessava molto la persona anziana, le persone anziane e quindi come loro affrontano questa situazione. But when we were writing this film with Janet, we also knew that we also wanted to make it a little bit funny, because that's how we see life. Like, sometimes you have these heavy moments, but then also you have these really funny moments, like right afterwards. E quando abbiamo scritto la sceneggiatura con Janet, ci siamo detti che volevamo che fosse anche comica un po' la situazione. Infatti, nel film abbiamo visto che ci sono dei momenti pesanti, sicuramente, ma anche dei momenti piuttosto vivaci e buffi, effettivamente. Chiedo ovviamente se ci sono domande dal pubblico. Vi chiedo di alzare la mano, vi porto il microfono. Il film è molto bello, ma si conclude con una resa. Come mai questa scelta? So the film is a very beautiful film, but you know, in the end it's sort of a surrender. Why? So the ending, we wanted to make it as real as possible. Like, we thought that in this kind of situation, the best or the only thing that you can do is to acknowledge your situation. Beh, nel finale abbiamo voluto dare un finale che fosse il più possibile reale, quindi credo che effettivamente in una situazione del genere uno possa soltanto arrendersi all'evidenza della propria situazione. We try to balance it, so not to make it too happy, too optimistic, but to leave a little chance of happiness, so not to make it just heavy. Abbiamo però cercato di non rendere il finale solo pesante, quindi abbiamo cercato di non renderlo troppo felice, appunto, della soluzione finale che lui sceglie alla fine, cioè in cui si trova, ma di lasciare quel piccolo spiraglio di felicità. I would say it's rather acceptance than surrender, maybe, because the meeting of these two characters, they still have this hope of the journey maybe continue together and they will see each other later, so. Beh, io forse la chiamerei più accettazione che effettivamente resa, perché appunto l'incontro appunto fra queste due persone dà la speranza di qualcosa che possa andare avanti, quindi.
è un'accettazione di una situazione. Ovviamente chiedo sempre se ci sono domande. C'è un'altra domanda, che vuole portare il microfono? Sì. Grazie mille innanzitutto. C'è molta incomunicabilità nel film tra la mamma, la figlia, tra il protagonista e il figlio, ma anche il nipote, si parlano in una lingua diversa, no? Tedesco, ungherese. Ecco, come mai questa scelta di incomunicabilità appunto anche tra parenti, tra famiglie? So in the whole film there is a real difficulty in communication between people, so it's between different the man and his son, the girl and their mother, but also with the with the kid who speaks in German also. So it's another difficulty in communication. So why did you choose this difficulty in communication in the families? Well, for the family who moves abroad to Berlin, it's just something that we saw. It's very common in Hungary that people leave, and it's another thing that puts a burden on the family, and it's just something that we see a lot. And then in terms of Allora, per quanto riguarda la famiglia che si è del figlio che si è trasferito in Germania, questa è semplicemente una cosa che vediamo molto spesso, capita molto spesso che le famiglie si trasferiscono all'estero. È chiaro che questo mette un peso ulteriore sulla famiglia, ma capita molto spesso. And the other thing that was really important for us that we see that both of these characters are outsiders in their own family, so we understand like why they need each other so much. E per l'altro tipo di incomunicabilità e di difficoltà, ci interessava molto mostrare che questi personaggi sono un po' tutti degli outsider nei confronti delle loro famiglie, e quindi hanno bisogno gli uni degli altri perché all'interno della loro famiglia non riescono a stare. And also we wanted to create that these two characters can be family members, like not being like blood relatives actually. E poi volevamo che questi due personaggi diventassero come membri di una stessa famiglia, come se fossero realmente dei familiari di sangue. Non vedo mani alzate, altrimenti ne faccio una io. Quando ho introdotto il film hai parlato di questo importante attore ungherese, e di cui non riuscirò a ripetere il nome, ma è interessante come si crea anche un rapporto recitativo tra i due personaggi che rappresentano due generazioni differenti, credo anche due generazioni attoriali differenti. Quindi ti volevo chiedere un po' come hai lavorato con queste due generazioni d'attori che riescono a restituire un'idea di somiglianza, soprattutto nell'animo, nello spirito. So the question is basically for the director, but I translate for everyone. You said that you met this wonderful actor, but we won't pronounce his name again. Laszlo. But you managed to put together two actors who are two different generations not only two different generations in life, but as actors. So how did you work with them to try to let them express themselves coming from two different generations of actorial school? Yeah, they work very differently because Laszlo, who plays Béla, he's like super experienced and he's incredibly professional, and whatever you ask him, he will just do. Lila, who plays Zoe in the movie, she has her own ideas. And so sometimes it required more work, I think, on my part, to make her understand what's needed.
Allora, lavorano effettivamente in un modo estremamente diverso. Laszlo è un attore di grandissima esperienza, che è in grado di fare di tutto e quindi molto molto preciso, quindi qualsiasi cosa gli si chieda lui lo fa nel modo in cui va fatto. Invece la ragazza è più spontanea e soprattutto ha spesso delle sue idee, e allora bisogna lavorare un po', che è un po' più difficile lavorare con lei, e ho dovuto lavorare un po' di più per farle capire che cosa volevo realmente. Laszlo is incredibly funny in life, even funnier than what this character required. So the work with him was often like telling him that there are also serious moments in the movie. Allora, Laszlo è una persona estremamente buffa proprio nella vita come persona, e molto più buffo di come l'avete visto qui nel film, tanto è vero che ogni tanto l'abbiamo dovuto smorzare un attimo dicendogli guarda che ci sono anche dei momenti un po' drammatici nel film. C'è tempo credo per un'ultima domanda, se ce n'è una dal pubblico alzate la mano, altrimenti farei una domanda a Laszlo, il produttore, e chiedendogli che sfida è stata realizzare un film che parla di terza età, che parla di insomma quello che a volte non vogliamo vedere, cioè il destino degli anziani. So what kind of challenge was to make a film about aging people and about what sometimes you don't want to things that sometimes you don't want to see, like how what happens to people when they age? Actually, there were many challenging things in producing this movie, but just to answer your specific question, I think it was really tough to find the main character because casting this generation, we had many big names in our mind, and when we saw them on the casting, they were, how to say it, not in the best condition, and we had something in our mind about them, and we saw something else. We saw that they cannot take the role. Beh, è un film per cui ci sono state diverse sfide effettivamente, ma per rispondere proprio esattamente a questa domanda, la cosa più difficile forse è stata proprio fare il casting per questo film, perché facendo un casting di attori per il tipo di età che noi cercavamo, avevamo un sacco di gente in mente, ma nel momento in cui abbiamo fatto il provino ci siamo resi conto che non erano proprio in gran forma e che quindi non ci avrebbero dato quello che richiedevamo per il ruolo. Allora, se non ci sono altre domande, a questo punto ringrazio i nostri ospiti. So thank you all very much for being here. E ricordo anche il pubblico di votare il film di Daniele Berg. And we remember to vote.